È soltanto avvicinandoti che Lucca ti appare nella sua maestosa bellezza, con le sue mura possenti, i suoi bastioni imponenti e il verde rigoglioso degli alberi che coronano questo arborato cerchio. È soltanto visitandola che riesci a vivere l'intensità delle sue emozioni, un mondo che sa di sapori antichi e di sentimenti mai provati. E per visitare Lucca occorre immergersi nella sua atmosfera serena, assumere senza ansia i suoi ritmi, dare spazio alla fantasia, soffermarsi un attimo per cogliere quelle sensazioni che si provano a camminare nella storia, in un mondo scomparso, appartenuto a secoli lontani, ma fisicamente ancora tra noi. In questa città si respira un'aria particolare. È la città delle 100 chiese, con le facciate lineari, armoniose, di serena bellezza. È la città del Volto Santo, il crocifisso ligneo, scolpito da Nicodemo con l'aiuto della mano divina. Ma è anche la città di donne eccezionali che hanno segnato con la santità della loro vita la vicenda della Chiesa e della città di Lucca. Tre nomi salgono subito alle labbra. Santa Gemma Galgani, nel percorso misterioso e luminoso di un'altissima esperienza mistica. La beata Elena Guerra, con il carisma educativo, chiamata l'Apostola dello Spirito Santo. E la beata Maria Domenica Brun Barbantini, con il dono di una misericordia senza misura verso le creature più derelitte della città. Vicino alla porta medievale dei Santi Gervasio e Protasio si trova la chiesa della Santissima Trinità, iniziata a costruire nel 1589 dalla Confraternita della Santissima Trinità, oggi ad uso perpetuo della Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi. L'interno è formato da un'aula unica a forma rettangolare, con alcuni altari su lati lunghi, oggi scomparsi dopo una recente restaurazione. Sopra la porta d'ingresso si trova la cantoria in legno di noce, intagliato e dipinto, opera di manifattura lucchese. A sinistra dell'ingresso si trova il cenotafio della beata Maria Domenica Brun Barbantini, fondatrice delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo. Sempre sulla sinistra, l'altare dedicato a San Camillo de Lellis, patrono della congregazione. Sopra l'altare di destra è collocato un alto rilievo. La Madonna del Latte, o più comunemente chiamata della Tosse, considerata una delle più belle opere di Matteo Civitali. Dietro l'altare, al primo piano, si trova il coro che si affaccia sull'aula della chiesa attraverso tre arcate su colonne doriche. Al centro della volta è raffigurata la Santissima Trinità, opera di Paolo Scorsini. Le tele che si trovano attorno alle pareti, realizzate da Domenico Brugeri, illustrano tre episodi dell'Antico Testamento: l'incontro di Abramo e Melchisedec, l'apparizione degli angeli ad Abramo e il sacrificio di Isacco, e tre rappresentazioni di episodi del Nuovo Testamento: la Trasfigurazione, la lavanda dei piedi e la cena con i discepoli di Emmaus. Sono icone che trasmettono un valore storico-religioso e offrono l'opportunità di contemplare in silenzio la parola di Dio. Il quadro dell'Addolorata, fatto dipingere dalla fondatrice, rappresenta la vicinanza silenziosa, l'ascolto e l'atteggiamento tenero e compassionevole verso le persone che soffrono. Al centro della chiesa, l'altare, semplice ma imponente, ad edicola,
con 4 colonne scalari che incorniciano la tela e sorreggono il timpano arcuato sovrastante, spezzato per lasciare posto ad un cardiglio su cui si basano 4 sculture ornamentali. Di recente è stato mutato l'assetto dell'altare con l'aggiunta di uno nuovo, a cassa, per la celebrazione Coron Populi ed adeguato per accogliere il corpo della Beata Maria Domenica. Seguendo la biografia di questa donna, alcune cose colpiscono e lasciano pensosi. È una donna che, bruciata dall'amore del crocefisso, si è fatta percorritrice del fango perché vi germogliasse il fiore della fede e della speranza. Nasce a Lucca il 17 gennaio 1789. Era figlia di una guardia svizzera, Pietro Brun, e di Giovanna Granucci, originaria di Pariana, un piccolo paesino abbarbicato sui monti che sovrastano Lucca. Maria Domenica è la secondogenita di 7 figli, una famiglia della borghesia tipica dell'Ottocento. Viene battezzata nel battistero della chiesa dei Santi Giovanni e Reparata il 18 gennaio 1789 e nella festa di Pasqua del 1799 fa la prima comunione nella cattedrale di San Martino. Come in tutti i santi e i beati, anche in Maria Domenica si manifesta ben presto l'incontro con Dio. Un giorno, andando a scuola, entra nella chiesa della Madonna dei Miracoli, proprio mentre il sacerdote alza il calice per la consacrazione. Vede sgorgare dal calice del celebrante il sangue di Gesù. Questa visione è come una freccia infuocata che infiamma il suo cuore di bambina. Si ritira spesso nella sua cameretta a pregare, prega assiduamente e si taglia i lunghi capelli come dono al Signore. Anche in seguito avrà questa visione. Sarà proprio la luce della fede ad illuminare le varie fasi dell'esistenza di Maria Domenica. Maria Domenica cresce in sapienza, seguita dalla madre che avrà un ruolo fondamentale nella crescita e nella sua educazione. Il 22 aprile 1811, all'età di 22 anni, Maria Domenica sposa Salvatore Barbantini, un commerciante di Lucca, di famiglia benestante e di sani e retti principi. I due si amano teneramente e Maria si credette d'essere giunta al colmo della felicità. Infatti, sembrava non rimanerle niente da desiderare, perché giovane e bella, sana, avvenente, istruita, amata teneramente dallo sposo e dai parenti. E la sua felicità fu ancor più grande quando si accorse che nel suo seno palpitava una nuova vita, frutto di quel felice matrimonio. Ma quelle nozze d'amore durarono lo spazio di una primavera. Salvatore, infatti, muore improvvisamente, colto da apoplessia dopo appena 5 mesi di matrimonio. È il 6 ottobre 1811. Maria Domenica ha solo 22 anni ed è in attesa di un figlio. Maria Domenica lotta fino in fondo per la vita del suo bambino e il 14 febbraio 1812 nasce il piccolo Lorenzo. La sua gioia è incontenibile. La speranza di un futuro meno infelice
torna a fiorire nel cuore della giovane mamma. Lei stessa racconta che, nonostante le difficoltà, il Dio volle però che, quasi prodigiosamente, dopo 5 mesi che avevo perso il mio sposo, dessi alla luce un bambino vegeto e robusto. Questo favore del cielo fece che io deponessi tutt'altro progetto per occuparmi di quel bambino, che divenne allora la mia unica consolazione. Sembrava che Dio lo avesse arricchito per compensarmi in parte la dolorosa perdita che avevo fatta di uno sposo tanto amato. Infatti, a proporzione che in lui si sviluppava la riflessione e la ragione, mostrava un discernimento aggiustato, una passione allo studio straordinaria. Alla sola età di 4 anni sapeva rispondere a tutte le interrogazioni che le venivano fatte sopra la Sacra Scrittura e a 7 anni scriveva correttamente il latino e qualche poco di francese. La madre di Lorenzino divide il suo tempo tra le cure al figlio e quelle alle povere inferme della città. Insieme ad altre donne ispirate dal suo carisma di carità, fonda nel 1817 l'associazione Pia Unione della Carità sotto l'invocazione di Maria Santissima Addolorata. Oggi è chiamata Famiglia Laica Maria Domenica ed è diffusa in vari paesi del mondo. Il gruppo si consolida nel tempo e, in data 30 aprile 1819, l'arcivescovo di Lucca, Monsignor Filippo Sardi, approva la Pia Unione ed il relativo regolamento. Lucca è una piccola città, si sa tutto di tutti e ben presto una voce si diffonde, una voce che poi diventa quasi leggenda. Un fantasma si aggira la notte per le vie della città al lume di una lanterna. Qualcuno, non si saprà mai chi, anche se le dicerie e le leggende sono le più varie, tenta di mettere paura a Maria Domenica, facendo risuonare per le buie stradine di Lucca lo scricchiolio dei propri passi. Ma la risposta di Maria Domenica è molto decisa. Si volta di scatto e o passi avanti o torni indietro. Qualcuno, per farla cadere, pensa bene di insaponare le scale delle case dove Maria Domenica va a visitare le ammalate. Ma Maria Domenica, non curante di tutto ciò, esce di giorno, di notte, acqua, neve, vento, nulla la ferma. Si reca al capezzale dei malati, assiste, cura, guarisce. È attesa come l'angelo della consolazione. Si dedica ai malati con tenerezza, li serve con gioia, li accompagna spiritualmente e prega insieme a loro. Per obbedienza al suo confessore, si adopera per la fondazione di un monastero per l'educazione e l'istruzione di giovani ragazze. Acquista il Palazzo Lucchesini e lo trasforma nel monastero della Visitazione di Santa Maria. Lei stessa porterà le monache visitandine da Pinerolo a Lucca. La Barbantini è sola in questa impresa. È la responsabile di tutti i lavori e delle decisioni più rischiose che le costeranno tante pene, dolori e denaro. Maria Domenica scriveva in proposito: «La fondazione di questo nuovo convento aveva molti nemici. Dispiaceva che io me ne occupassi. Si tentava ogni mezzo per sgomentarmi.
e non riuscendo al loro maltalento, il demonio, così permettendo il Dio, gli eccitò di attaccarmi nell'onore, punto il più delicato di una donna onesta. Ma la prova più difficile della sua vita doveva ancora arrivare. Ella è assorbita dagli impegni fino all'estremo delle forze. E nell'assillo di tanto lavoro esplode in lei un dramma interiore, nel quale il sentimento della maternità reclama i suoi diritti. Ella soffre perché i vari compiti da lei assunti tolgono molto del suo tempo alle cure del figlio già orfano di padre. Nel vivo di questi sentimenti nasce in lei una profonda tensione culminante nella percezione di un doloroso presentimento. Tu non avrai più figlio. Allora potrai in effetti cooperare all'opera di Dio. Queste parole, sottolineate da lei stessa nell'autobiografia, non è chiaro se corrispondano ad una illuminazione intellettiva o a un fenomeno sensoriale. È chiaro però che quella comunicazione interiore riempie il cuore di Maria Domenica di angoscia e di amarezza. Ma Lorenzino è lì, davanti alla madre, vegeto e robusto. Come può essere vera questa premonizione? Lusingandomi che fosse una pretta tentazione, scrive Maria Domenica, ne parlavo un giorno con il mio confessore, onde ricevere da esso qualche conforto. Il conforto però si volse in accertare vie più la mia sventura. Il confessore infatti le risponde così: Iddio vi ha dato questo figlio, lo ha consegnato a voi per un tempo, perché ne abbiate cura e lo educhiate per il cielo. Il 29 giugno del 1820, dopo un giorno e mezzo di malattia, muore Lorenzino. Aveva 8 anni. Figlio mio adorato, soltanto ieri ti nutrivo dentro di me con il mio sangue e il mio amore. Soltanto ieri ti cullavo dolcemente tra le mie braccia ora vuote. Che cosa ho fatto per meritarmi questo immenso dolore? Che madre sono stata? Forse non ti ho amato abbastanza, figlio mio. O forse ti ho amato troppo e Dio ha voluto privarmi del tenero virgulto che andavo coltivando. Forse non sono stata una madre degna. Ho dedicato troppo del mio tempo alle povere inferme della città o a me stessa, portando loro sostentamento. Dio mi ha punita per la mia presunzione e per il mio egoismo. Forse sono stata tanto egoista da sacrificarti, Lorenzino, per essere libera di assoggettarmi completamente alla volontà di Dio. Tu un ostacolo, figlio mio. Oppure sono stata tanto priva di fede che i miei sensi, inorriditi, temevano di perderti dopo aver dovuto già sopportare così tanti lutti. Oh Dio, ma cosa ti ha offeso? Mi hai punita facendomi sprofondare nella più nera solitudine, strappando via da me prima lo sposo e poi il figlio. Lo sposo. Il mio sposo sei tu, oh mio Dio.
A te mi sono consacrata dopo la vedovanza. Perdonami, Gesù. Perdonami di aver scordato anche solo per un secondo il giuramento, l'offerta di me stessa che avevo fatto a te sulla croce. Maria, mia Signora Celeste, anche tu hai perduto tuo figlio. Mille spade hanno fatto sanguinare il tuo cuore di madre. Chi sono io, misera donna, a disperare della solitudine? Chi sono io paragonata a te, Maria? Cos'è il mio dolore paragonato al tuo? Ieri ti avevo chiesto perché non hai salvato Lorenzino. Perdona la mia poca fede. Non capivo che Dio non ha salvato il proprio figlio facendolo morire sulla croce. Chi sono dunque io per chiedere di intervenire a favore del mio? Maria Immacolata, ti affido mio figlio che hai voluto chiamare a te per premiarlo della sua bontà. Affido nuovamente a Dio tutta me stessa, perché faccia di me ciò che vuole. Siamo su questa terra in virtù di un disegno divino, non per noi stessi. Qual è il disegno che hai studiato per me? Oh mio Dio, tu lo sai ed io ti obbedirò. Maria Domenica, di fronte alla morte del figlio, vive la sua radicale spogliazione. All'età di anni 31, ella è una donna umanamente e tragicamente sola. Ma proprio nel momento culminante della sua spogliazione, si manifesta più chiaramente in lei il progetto di Dio. Voglio che tu mi serva nella persona delle povere inferme. Proprio in quel tempo, siamo nel 1828, nella chiesa di San Michele in Foro, sta predicando la Quaresima il padre Antonio Scalabrini, camillano, il quale osserva e medita come nelle attività di Maria Domenica si possa scoprire lo stesso carisma di San Camillo dell'Ellis. Anche Maria Domenica ne è convinta, tanto che sceglierà questo santo come patriarca padre della sua famiglia religiosa. Lucca, immersa nel rigido inverno di quel mese di gennaio, nulla sapeva di quanto avveniva, in quel giorno, in via dell'arcivescovato al numero 23. Nulla c'era di ufficiale, nulla era scritto. Pochi sapevano della convivenza di quelle sorelle, solo i malati. Era un evento dello spirito, un evento che entrava nella storia di quella terra, nel silenzio e nella povertà. Nasceva la congregazione delle suore ministre degli infermi. La crescita numerica del gruppo delle sorelle infermiere rendeva improrogabile la composizione di una regola. Sarà un passionista del vicino monastero dell'Angelo, il padre Pio del nome di Maria, a suggerire alla fondatrice di mettere lei stessa per iscritto le regole della congregazione. Maria Domenica, assistita e sostenuta dal suo padre spirituale ed ispirandosi ad altre esperienze, scrive la propria regola e la porta al padre passionista, la cui risposta è molto decisa. Osservate con esattezza queste regole e sarete sante. Il 5 agosto 1841 il vescovo di allora, Monsignor Domenico Stefanelli, approva l'istituto e le sue regole e il 15 agosto, solennità dell'Assunta, le prime sorelle emettono i voti di professione religiosa nelle mani della fondatrice. Fu nel 1855 che la Croce Rossa di San Camillo venne aggiunta all'abito e cucita sul petto.
a sinistra, dalla parte del cuore, in concomitanza con l'eroico servizio che le ministre degli infermi prestarono nei lazzaretti di Lucca e Pescia per il colera. L'assistenza alle persone malate era continua. Le notti trascorse al capezzale delle infermi erano frequenti e non c'era il tempo di recuperare il sonno durante il giorno, perché altri malati attendevano la loro presenza. La Barbantini, preoccupata per la salute delle sue figlie, sentì la necessità di dare loro dei tempi di riposo e di farle respirare ogni tanto l'aria pura della campagna. Comprò nel 1838 una villa in località Mammoli, a pochi chilometri da Lucca, lontana dall'abitato, perché le sorelle vi potessero godere la loro libertà e con un buon podere che provvedesse a produrre per la comunità olio, vino e grano. Il primo pensiero fu il riassetto della chiesina, in modo da eliminare il forte incomodo di andare alla chiesa di San Ginese a Mammoli, distante un miglio di difficile salita. Mammoli fu provvidenziale sotto ogni punto di vista, non solo per la bellezza del paesaggio, ma soprattutto come ristoro per il corpo e per lo spirito. Nel 1866 la madre accennava al fascino di Mammoli, sul come questa campagna richiami a considerare la grandezza e l'onnipotenza di Dio, e tanto fu la predilezione per Mammoli che dispose di esservi sepolta. Maria Domenica muore il 22 maggio 1868. Sul letto di morte, Maria Domenica consegna alle sue care figlie il carisma della carità. Vi raccomando le povere inferme e i poverelli, assistete le une, soccorrete gli altri. Questa pia opera da me fondata, conservatela e accrescetela. Vi raccomando l'unione tra voi e la carità verso le povere infermi. Il 7 maggio 1995, in piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II l'ha proclamata beata dinanzi alla Chiesa e al mondo. Ritroviamo l'immagine vigile e premurosa del Buon Pastore nella nuova beata Madre Maria Domenica Brun Barbantini. Che, cosciente di essere divenuta creatura nuova nel sacrificio di Cristo, non ha esitato a rispondere alla grazia divina con l'amore, tradotto in quotidiano servizio ai fratelli e alle sorelle bisognose. Essa ha lasciato alle sue figlie spirituali un'eredità ed una missione quanto mai attuale e preziosa. Un amore evangelico concreto per gli ultimi, gli emarginati, i piagati. Un amore fatto di gesti di attenzione e di cristiana consolazione, di generosa dedizione e di instancabile vicinanza nei confronti degli ammalati e dei sofferenti. In tale compito apostolico e missionario brillano la forza e la verità della parola di Gesù, che chiede di essere amato e servito nei fratelli, affamati, assetati, nudi, forestieri, malati o in carcere. La beata Maria Domenica Brun Barbantini.
Il seme gettato da Maria Domenica è diventato un albero gigantesco e quel fuoco che arse nel suo cuore oggi è diventato un fuoco immenso e le suore ministre degli infermi di San Camillo sono diffuse nel mondo intero. Italia, Brasile, Cina, Taiwan, Thailandia, Kenya, Filippine, ma ancora Cile, Perù, Haiti, Vietnam, Indonesia, India, Costa d'Avorio. Le immagini che vediamo rappresentano appunto come l'amore di Dio, così ben testimoniato da Maria Domenica, viene oggi manifestato dalle sue figlie che, sparse nel mondo, spendono la loro vita al servizio dei malati e dei bisognosi. Spesso si è parlato di come Maria Domenica rappresenti alla perfezione l'immagine del buon samaritano. È vero, perché anche lei ha ricevuto il dono di vedere con gli occhi del cuore, quegli occhi profondi che l'hanno rivestita di misericordia e l'hanno fatta fermare ad ogni angolo della storia, per essere un segno privilegiato del cuore di Dio. Di queste sorelle probabilmente non parlerà la storia, fatta di cose transitorie, ma la loro missione annuncia il regno di Dio. Esse vivono l'immagine del buon samaritano sulle orme di Maria Domenica, mettendo in pratica la legge che Dio ha posto nei nostri cuori, la legge dell'amore.